La città metropolitana ah per buonar che prima sei già i bitalu papillon e eh, come sono ti li barbis u se bing se pennace a post perché litigno è eh, destri ordina perché noi o tre lui ed montagni litinen a destri ma scusami me vorrei sapere se per caso e eh, un caffè un dui bignole Qualcosa da mingi, perché me, già sempre. Nafanda lì! Vi presento Genio, un lupetto franco-provenzale, la sua meravigliosa animatrice Teresa Geninatti, sportellista di franco-provenzale nelle valli del nostro territorio. Come mai è nato Genio e a chi è rivolto? È nato per necessità, bisogno: avevo bisogno di fare delle videoconversazioni da mettere online. Solo che fare conversazione da sola è difficile e quindi una notte ho pensato che potevo trovare un simpatico amico e quindi ero nel bosco di Mezzanile e stavo tornando a casa da fare la spesa e è saltato fuori genio che si è proposto di portarmi a casa la spesa e da quel momento siamo diventati grandissimi amici e facciamo un sacco di lavori insieme ai bambini delle scuole elementari che stanno imparando grazie al progetto di Ciambra e di Città Metropolitana e il Franco Provenzale, Genio è piaciuto molto e credo che il prossimo anno lo ritroveranno. Allora, Genio è diventata una piccola star, eh, piace tantissimo ai bambini ovviamente, ma ho scoperto che piace tanto anche agli adulti e quindi ci permette proprio così eh, di. Arrivare a tutti e quindi di trasmettere la lingua a tutte le fasce. Eh, poi Genio fa abbastanza ridere e quindi è, è di grande aiuto nella trasmissione linguistica. Sì, i bambini impazziscono quando vedono spuntare le orecchiette e cominciano a urlare.